infatti nella notte degli Oscar. E si è chiuso con un boom di offerte, il primo bando di gara per l'affitto di 11 fari in Italia. Forse non diventeranno tutti come questo faro, trasformato in dimora di charme, a picco sul mare della Sardegna, ideale per fughe romantiche. Quello di Capo Spartivento, vicino Cagliari, è stato il progetto pilota che ha aperto la strada alla valorizzazione di una parte del patrimonio pubblico, che conta 153 strutture dislocate nei punti più panoramici del bel paese. Si è chiuso con un boom di offerte, il primo bando di gara per l'affitto a 50 anni di una prima selezione di 11 fari di proprietà del Demanio e della Marina Militare. 39 le proposte arrivate, a marzo si conosceranno i vincitori che con i loro progetti di recupero daranno nuova vita ai fari. I più ambiti sono in Sicilia, a Siracusa, Brucoli, il faro di Capogrosso a Levanzo e poi i due fari dell'Isola del Giglio gestiti dal Ministero della Difesa, quello delle Formiche di Grosseto, Punta Imperatore a Ischia, Capodorso a Maiori, Salerno e quello di San Domino alle Tremiti. Privati e mondo dell'associazionismo, ci sono anche il WWF e il CONI tra gli aspiranti affittuari dei fari. La valutazione delle proposte terrà conto di una serie di aspetti: recupero, manutenzione, fruibilità pubblica e possibilità di creare un network tra le varie strutture. Tra il 1,5 milione e i 2 milioni di euro la stima per la ristrutturazione e trasformazione dell'immobile in un hotel stellato. Più contenuto il budget per attività di carattere sportivo o sociale. Ma i fari, sottolinea il direttore dell'Agenzia del Demanio Reggi, non smetteranno il loro uso di lanterne e sentinelle del mare.